ridisegnare e accelerare i tempi per il completamento dei programmi di investimento che riguardano il settore alberghiero. Questo è lo scopo della proposta di legge presentata dai consiglieri Mollica, primo firmatario e esponente UDC, Napoli, FI, Rosa, LB, FDI, Pace, Gruppo Misto, e che è stata approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 astensioni nel corso dell'ultima seduta consiliare. La nuova disposizione appone modifica alla legge numero 1 del 2005 riguardante le strutture ricettive finanziate con le leggi del 1986 e del 1993, definendone il termine entro cui mantenere la destinazione dell'immobile. Non più 10 ma 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio effettivo, purché le stesse strutture vengano destinate per ulteriori 5 anni a diverse attività, sia essa di natura economica, produttiva, commerciale o di servizi.